morbido. Duro. La tradizione napoletana natalizia vuole che nel pacchetto natalizio napoletano ci siano i roccocò. Mi fanno morire i vecchietti e le persone che hanno problemi di trasmissione per mangiare i roccocò. Indico in questo video come farli morbidi. I roccocò sono dei taralli, dei biscotti, come li vogliamo chiamare, fatti con mandorle, pisto, che è un insieme di spezie napoletane che trovate solo a Napoli, veramente solo a Napoli viene usata questa polvere di spezie, questo insieme di spezie che fanno sì che questo dolce sia un dolce unico. Cioè sarebbe questo, si presenta in questo modo il pisto, sembra somigliante al cacao. Lo andiamo a fare con la magica pasta di arance fatta da me. Per la pasta di arance e come fare i cubetti arance e filetti vi lascio il link nella descrizione. Per prima cosa andiamo a riscaldare le mandorle perché andranno messe bollenti nell'impasto. Scaldate le mandorle, non devono essere tostate ma riscaldate, cioè bollenti. Andiamo a mettere su un piano da lavoro la farina, apriamo a cerchio, nell'acqua inseriamo l'ammoniaca, la sciogliamo ben bene e mettiamo l'acqua sul tavolo. Ok, inseriamo gli aromi, pisto, vaniglia, la nostra grande pasta arancia, tiriamo tutto lo zucchero, giriamo questi ingredienti in questo modo, fatto ciò inseriamo le mandorle, giriamo ben bene le mandorle calde nello zucchero e tutta la pastetta di aromi, tutto quanto. Adesso inseriamo la farina. Raggruppiamo il tutto centralmente. Ovviamente questo impasto si può fare tranquillamente anche in planetaria, seguendo la stessa sequenza degli ingredienti. Questo impasto ovviamente adesso è appiccicoso perché è ancora tiepido, dobbiamo aspettare al totale raffreddamento. Possiamo mettere anche in frigorifero. Mettiamo il recipiente con farina sotto. L'impasto sarà pronto quando è malleabile in questo modo. Abbiamo raffreddato ben bene, vedete? Non è appiccicoso ma è asciutto. Lavoriamo con farina, facciamo un salsicciotto in questo modo. Vi ricordo che per fare la pasta arancia che abbiamo inserito in questo impasto vi lascio il link in descrizione. Grammi e andiamo a pesare per essere più precisi. Formati questi pezzi, andiamo a formare una pallina in questo modo. In effetti possiamo fare anche più grandi come peso dei pezzi dei roccocò, ma 70 grammi è la misura ideale. Andiamo a lavorare, prendiamo una pallina creata, andiamo a lavorare con un po' di farina, formiamo bastoncino, andiamo a chiudere le due estremità in questo modo, facciamo la pressione e aiutiamo la forma a fare una forma così a tarallo e lo mettiamo in una teglia con foglio di carta da forno . Adesso per la doratura esterna usiamo un uovo intero e un tuorlo per fare la doratura più accentuata.
un pizzico di sale. Andiamo a sbattere il tutto. La doratura esterna per il rococò è importante per un fatto estetico. Andiamo a cospargere di uovo esternamente e anche all'interno. Fatta la prima indorata, si dice in gergo napoletano, andiamo a girare la teglia al contrario e facciamo la seconda. Dobbiamo infornare a 190 gradi per circa 25 minuti. Per farli morbidi lasciamo nel forno per 15 minuti anziché 25. Morbido. Duro. Il rococò classico, cioè quello più croccante, è adatto per essere messo anche in qualche liquore, tipo la vermut. Io lo vado ad assaggiare senza vermut. Lo vado ad assaggiare a secco. Pieno di mandorle, aromi, pasta arancia che vi consiglio di andare a vedere il mio video, c'è il link nella descrizione. I sapori di Natale della nostra magica Napoli. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi ai miei social, YouTube, Simone Esposito Pasticcere, Facebook, Instagram e TikTok. Ciao!